Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate la faccia struccata e con questi bellissimi amici, ma mi sono appena svegliata e mentre sto bevendo questo tè ho pensato: ma perché non filmiamo questa giornata? Allora ho pensato: ma questa sarà una giornata in cui non andrò all'università perché quest'anno ho davvero poche lezioni, ho soltanto 3 lezioni alla settimana che quindi mi occupano soltanto 3 mezze giornate. E rispetto all'anno scorso che avevo 8 ore al giorno, 3 giorni di fila, è decisamente un programma più leggero e più libero. E infatti ho totalmente il mercoledì e il giovedì liberi e questo mi permette non solo di studiare, perché ho già parziali tipo fra 2 settimane, ma anche di concentrare i miei impegni eventuali a Milano in queste giornate. Comunque, oggi vi porto con me, adesso faccio colazione. Nel mentre che l'acqua del tè bolle, io mi preparo la base della mia colazione mettendo su un fondo di un piatto dei semi di chia e poi aggiungendo lo skyr. E poi metto in frigo, questo perché i semi di chia assorbono i liquidi e si espandono in questo tempo. In realtà forse questo sarebbe ancora più efficace se fatto la sera prima. Poi bevo il tè e dopo inizio ad assemblare e mangiare la mia colazione, prendendo il mio barattolo di avena e spolverandolo sopra lo yogurt e poi aggiungendo il mio mix di semi e noci fatto da polline, rock, cacao nibs, cocco, semi di canapa, mandorle e semi di lino, tutta la gamma naturale di My Protein, di granaglie varie che sapete. Aggiungo frutta, uso il melograno che adesso è di stagione ed è fenomenale, io lo amo. Che mi chiedete spesso come sbucciarlo, adesso vi inserisco una clip di come lo sbuccio molto veloce. Basta aprirlo, tagliarlo e perderci tempo. Io poi lo conservo in questa scatolina che tengo in freezer, che li conserva e li congela, ma li tiro fuori mentre bevo il tè e li lascio un po' a bagnomaria sopra il brick fumante con cui mi sono fatta l'acqua per il tè. Aggiungo la mia salsina al cacao e questa è la mia colazione. Quindi adesso con calma faccio colazione e dopo, che ho digerito tra 1 ora e mezza, 2, vado in palestra. Anche tu fai colazione, eh? Ciao a tutti e benvenuti in questo allenamento gambe. Questo è quel mio allenamento settimanale dove mi concentro sui pesi e dove ritorno in sala a sollevare. Inizio il mio allenamento con il mio solito riscaldamento, 6 minuti all'ellittica, e poi passo in sala. Oggi volevo fare stacco, quindi ho iniziato facendo l'esecuzione con una sbarra vuota. Poi sono salita un po' di peso, ma ho comunque tenuto i pesi abbastanza bassi. Uno, perché questi non sono dischi olimpionici, che sono dischi che hanno un diametro standard indipendentemente dal peso, quindi 5, 10, 15, 20 kg hanno tutti la stessa larghezza e sono più alti rispetto a questi. E due, perché comunque ho cercato di focalizzarmi sull'esecuzione e cercare di sentire davvero il movimento nel bicipite femorale e nel grande gluteo. E qui passo al front squat. Vi ho sempre detto che lo squat non va fatto, o comunque è sconsigliato farlo al multipower, perché quando si fa lo squat normale la sbarra non dovrebbe scendere dritta, ma comunque seguire le linee naturali del corpo. Ma qui sto facendo un front squat, cioè la schiena è perfettamente perpendicolare al terreno e le gambe sono avanti. Questo tipo di squat sarebbe molto difficile, se non impossibile, eseguirlo senza supporto del multipower. Quanto portare in avanti i piedi lo dovete valutare voi su voi stessi, cercando di concentrare il lavoro sul grande gluteo, cioè sull'attaccamento tra la gamba e il gluteo, e non sui quadricipiti. Dopo passo a 2 esercizi che faccio in super serie, che sono il leg curl e il leg extension. Su questi mi focalizzo davvero davvero tanto sul sentire il muscolo lavorare. Qui sulla leg extension devo sentire il bicipite femorale tirare sulla sbarra e focalizzarmi davvero sul muscolo e sul coinvolgimento del gluteo. E poi in super serie passo al leg curl e qui mi focalizzo sempre su sentire il quadricipite lavorare, indipendentemente non pensando ai chili sollevati, ma cerco di farle lente e tenendo in contrazione, finendo così l'esercizio con le gambe a fuoco e doloranti.
Infine passo alla leg press, dove faccio tre esercizi in serie. Faccio prima la leg press normale, quindi posizione di squat, gambe, larghezza spalle. Poi subito dopo, sempre in sequenza, passo ai calf, cioè alle spinte per i polpacci, e poi eseguo l'ultima serie facendo una leg press con le gambe un pochino divaricate per cercare di concentrare il lavoro sull'interno coscia, bicipite femorale. Poi finisco questo allenamento sullo Stairmaster facendo 20 minuti di scale. Questo è un macchinario che ho sempre sottovalutato e non ho mai considerato efficace, o comunque mi sembrava un po' stupido fare le scale per 20 minuti, ma ho voluto provarlo come cardio finale di una sessione di allenamento e devo dire che rispetto al tapis roulant è molto più valido, perché uno è un'attività aerobica e due ci si riesce a concentrare sul lavoro di un muscolo e non provo quell'affaticamento generale che provo invece sul tapis roulant. Qui scendo da questo macchinario che ho le gambe che hanno davvero lavorato e che sono a pezzi. Oggi preparo una pasta un po' svuota frigo. Fagiolini avanzati da ieri, ricotta avanzata che devo finire, pasta e una scatoletta di tonno e qualche noce. Metto i fagiolini sul fondo del piatto, aggiungo la ricotta, aggiungo il tonno, cucino la pasta, mescolo tutto, easy, as usual. Cosa vuoi? Tieni. Aggiungo anche qualche fiocco di peperoncino e guarnisco con qualche walnut. Simona lo ha invitato per un ménage à trois e ha accettato, ma una volta che le due donne gli hanno tolto la benda dagli occhi. Dopo aver tenuto il giveaway e aver annunciato i vincitori, adesso è mio compito e mio dovere andare in posta e spedire tutti i pacchi. Ho deciso di premiare 10 persone perché così potevo restituire a tanti. Spero che l'idea del giveaway vi sia piaciuto, perché ho voluto che fosse qualcosa di più del solito. Perché dovresti vincere? Cioè, che domanda è? Ogni volta che leggo un giveaway è tipo, scrivete qui perché dovreste vincere. Perché voglio i prodotti, cioè, abbastanza materiale un giveaway comunque. Allora ho voluto renderlo un pochino più interessante. Quindi adesso vado in posta. Vediamo se riesco a spedire almeno qualche pacco. E nel mentre che sistemavo i pacchi, ho cucinato la cena di stasera. Ho fatto questo, ok, forse in questo brodino non è molto appealing. Ecco, ho fatto il cosciotto di tacchino e la lavatrice. Ho fatto i bianchi, quindi adesso quando torno, anzi forse dovrei farlo già adesso, oggi non studierò mai. Ottimo, adesso possiamo andare a spedire questi pacchi. In posta è stato un po' un fail perché i pacchi o sono troppo grandi o sono troppo piccoli. Quindi, nella serie Chi fa da sé fa per tre, sono andata da Tiger, ho comprato nastro adesivo e carta da pacchi. Adesso li faccio io, così avrete anche i pacchi fatti con le mie manine. Prima di mettermi a impacchettare tutto, ho pensato di fare merenda e siccome domani parto ho il frigo da svuotare, quindi mi faccio mezzo avocado su delle gallette, quindi una specie di avocado toast. La vuoi anche tu? Ma non è per te, staine tu. Un po' di pepe, un po' troppo. Oh. Così. Anzi, per farla un pochino più bilanciata, ci aggiungo un cucchiaio di quark, che dà anche l'acidità. Ma tu hai fame? Per renderlo più mangiabile o comunque spalmabile, potreste frullarlo quark e avocado con un goccio di lime o limone e pepe.
solo che io non ho tempo e non ho voglia. Prova a farlo carino. Hai visto l'uno? Ho fatto la rosa. Non frega niente. L'altro buchino. Io l'ho messo sotto e sopra. Facciamo l'appello. Canotta, mandorle, ciro, presente. Macchina, cardi, canapa, canotta, presente. Vi ci vorrà un workout per aprirli. È calato il buio, ma ce l'ho fatta. Ho tutti i pacchi pronti. Sono le 6:40. Adesso corro in alle poste. Allora, stasera per cena appunto il cosciotto che vi avevo fatto vedere prima, che ho passato in padella e riscaldato. E a parte ho fatto questo purè con cavolfiore. Che zoom! Con cavolfiore, patate e carote. Ho semplicemente lessato tutto, messo nel bicchiere e mixato con il pimer. Io l'ho voluto fare a purè e quindi ci ho messo poca acqua. Ottimo. Però è anche possibile renderlo a minestrina o zuppetta mettendo più acqua. Quindi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! La signora è la mia padrona e ha il diritto di comandarmi, ma Caridad è tua sorella. È mio. E le sorelle non fanno. Mentre sono qui a computer che guardo anche Top Chef, mi è venuta fame e voglia di dolce. E quindi mi sono fatto un dolcetto mettendo in una ciotola una base di salsina di cacao, la mia solita, acqua e cacao, quark e cocco. Era quello che volevo.